Nike? Buongiorno, cosa stai facendo con il mio elastico dei pantaloni? Buongiorno, ecco, mettiti lì e giocaci. Buongiorno, allora, sono un po' messa in una posizione strana. Oggi è il... Perché sto dicendo la data? Allora, ieri ho fatto un esame che non è andato tanto bene. Ma sono stanca perché diciamo che è da novembre che preparo l'esame, quindi sono veramente stanca, senza pausa. E vabbè, adesso pensavo di prendermi tipo una settimana, tipo di pausa, riposo, relax. E la cosa bella di oggi è che sono venuti i montatori della cucina, che adesso vi mostro. Non so se qualcuno aveva visto sul canale di Giulia Giammi il tour della casa, quindi aveva visto che la cucina era veramente un disastro perché... Consiglio spassionato, se dovete prendere una cucina, non prendetela da Conforama. No. E perché c'è stato un sacco di problemi, sono venuti a montarla ad ottobre. La lavatrice non ci stava, cioè sporgeva perché i tubi erano vabbè fuori e il frigo era da incasso, ma l'incasso era rotto. Adesso, dopo quanti sono passati? 6 mesi forse, sono venuti e hanno sistemato tutto, ma cioè all'inizio sono venuti qua e hanno detto oh, no, non si può fare. Cosa? Stiamo scherzando? Va bene, no, adesso è a posto, adesso ve la faccio vedere io qua di là. Oggi non ho particolari programmi se non riprendermi un po', tipo, guardate che unghie schifose che ho, mi vergogno da morire, quindi devo adesso farmele. E basta, cioè tipo non voglio fare niente oggi, ah no, devo andare a sistemarmi la bici assolutamente, perché adesso che viene una bella stagione volevo averla una bici. E basta. Questo che abbiamo visto nelle trasmissioni nazionali, ma è tutt'altro su questo cittadino, è un tifoso che ama. Siamo a fare la passeggiata a Nike. A far fare la passeggiata a Nike. E spero vivamente che non si infogni qui sui cassonetti che le piacciono tantissimo. Vai Nike, andiamo! Ok, detto questo. Ah, sì, che non ho fatto assolutamente niente. Sto facendo la cacca. Ecco. E quindi dicevo, sarà una giornata relativamente noiosa perché io non c'era niente da fare. Ok, per cui dicevo che stasera vado a mangiare il sushi dalla mia amica Betta e non vedo l'ora, anche se in realtà l'ho mangiato sabato sera, però un sacco di festeggiare la fine degli esami. E ho passato la mattinata a non fare nulla, o meglio a dare, cioè a stare dietro agli operai che mettevano la vostra cucina e a guardare le mie serie TV preferite. Però, cioè, ero rimasta indietro, quindi dovevo riprendere, come si dice, catching up in italiano, tipo aggiornarmi, una cosa così. E basta. Vedete che il cappottino già le sta grande, cioè si resta piccolo. Leva tutto su, ma forse anche perché è lana, quindi non è che sia una gran cosa, nel senso. Guarda, fa le scale, già mi viene insegnato. Ma se ho detto questo, vado su, poi non voglio fare niente oggi, cioè non voglio fare nulla. Dai, dai, sali su, sali su, sali su, sali su. Dai, fai vedere a tutti quanto sei brava. Fai vedere a tutti quanto sei brava. Dai! Nike! Ma è brava la mia topolina! Ma è brava! Allora, appena portato questo bussolotto di macchina, ovvero la mia Smart, dall'elettrauto, cioè ci ho provato, perché non va un fanale e non riesco a farlo funzionare. Insomma, ho cambiato la lampadina, ho guardato i fusibili, più di così non riesco a fare. E adesso mi ha suggerito di smontare il muso, controllare i fili, devo fare un po' adesso, quindi la mia giornata sarà impegnata a fare un meccanico, diciamo, ad autoripararmi la macchina. Allora, sono finito da un altro elettrauto che doveva essere specializzato in smart, pieno di lavoro, mi ha detto torna lunedì, quindi adesso insomma, che giorno è oggi? Giovedì? Devo stare fino a lunedì col fanale rotto, speriamo non mi fermi, non prenda multe, perché altrimenti le dico ai carabinieri, non so cosa farci, le ho provate tutte. La macchina mezza smontata, veramente. Niente, dai.
metterò la macchina così per un po' adesso. Allora, scusate tantissimo per questo lapsus temporale, nel senso che sono già le 3.40, ma è andata, cioè si era rotta la macchinetta, nel senso che io non avevo niente nella memory e ogni volta che la accendevo diceva card piena e non potevo far nulla ovviamente, per cui ho chiamato Gianni, abbiamo cercato di risolvere, alla fine ce l'abbiamo fatta. E la signorina, indovinate, chissà, starà dormendo? Dorme. E io mi stavo sbizzarrendo. Adesso vediamo se si vede. Allora, ho trovato questo sito che va bene, lo conoscete tutti, che è Mini in the Box. E questo sito fa anche, cioè vende anche cose per i cani, per gli animali. Allora, ma tipo prezzi assurdi, tipo 12 euro per una tutina così. E quindi mi stavo praticamente sbizzarrendo. Allora, guardate questa. Cioè, stracarina. Oddio, dove sto andando? Stracarina in due colori. Ok, oppure, oddio, guardate questa, è troppo bella, ma la mia preferita in assoluto è, ah no, l'ho già messa nel carrello, adesso vi faccio vedere, cioè ho preso anche tipo una borsa per tenere la tracolla, ma guardate cos'è, cioè è una salopette, è troppo bella, con i disegni. Cioè, impazzisco queste cose, impazzisco. Infatti non so se avete visto che ho comprato il ciuccio a Nike e tutti mi prendono in giro, tutti. Dicono che è imbarazzante così, che non è una bambina. Però è troppo bello. Poi lei lo ama quel ciuccio, cioè io glielo do e poi lei se lo porta in giro per tutta la casa e mi fa morire, mi fa morire. Anche perché poi serve per i denti, cioè non è che sono proprio stupida io, capite? Cioè, c'è un motivo. E vabbè, comunque poi lei è la mia bambina, quindi vabbè, ok, sono pazza, vabbè. Sta arrivando la parrucchiera perché ho tutti questi capelli che non sanno stare. Io credo nella grande zucca. No, la foto! Frase di fare la foto assomorosa. Mamma mia, non posso, no! Ecco, tagliati anche i capelli. Forse non ve ne accorgete neanche, però in realtà ne ha tolti un mucchio pazzesco, una roba, vabbè, ci voleva perché dietro anche facevano tutti i boccoli, quindi frega niente, dai. Ora studio un po', vabbè, non diciamo studio un po', provo a studiare un po', ma sicuramente finirò col cazzeggiare. Devo andare a prendere mia sorella a scuola alle 4 e basta, dai. Poi vado a fare un salto al Media World, alla Comet, a vedere se trovo... Che cacchio è che devo... Ah sì, le batterie ricaricabili. Basta. Siamo ancora fuori con la topina. In particolare sto andando a ritirare perché ovviamente ho la carta piena, però non neanche il soldo in contanti, ovviamente c'è una cosa stasera andare senza, cioè pagare il sushi senza i contanti. Quindi vado a ritirare e ne approfitto per fare una passeggiata a lei. Cioè lei comincia a correre, cioè sta tirando come una dannata. Vabbè, perché vuole correre. Adesso faccio la corsetta, avete sentito il fiatone. Siamo tornate a casa e ecco che vi do l'esclusiva di Nike col suo ciuccio. No, seduta. Lo vuoi, eh? Aspetta che ti metta a fuoco. Lo vuoi, eh? Eccola. No, ma fai vedere come giochi col ciuccio. Dai. E si rumorte tutto. Per i dentini. Tutti mi prendono in giro. Però lei, a lei piace tantissimo. Si mangia perfino la roba fuori. Topolina mia. Ok, quindi siamo tornate. Ho fatto una bella corsa, sto sudando. Sono tutta denude qui, quindi mi copro. E vabbè, detto questo, ora c'è proprio, boh, non voglio far niente. Solo sto un po' qui, mi coccolo un po' Nike. Sto un po' al computer e aspetto la betta che dovrebbe arrivare tra... Che ore sono? Sono le 6, quindi tipo tra mezz'oretta, un'oretta, così, più
più o meno. E basta. Allora, manca un enorme pezzo. Nel senso che, vabbè, adesso siamo a casa, ovviamente. Allora, alle 7:30 sono andata a prendermi la Betta. E quindi praticamente ho passato tutta la non la serata, ma comunque, sì, tutta la serata, pomeriggio e serata con lei. Abbiamo preso il sushi. E la cosa è stata che comunque, che ho notato, è, non so se fosse magari il suo sushi, perché ovviamente sapete i sushi, cioè, cambiano, hanno differenza. Ciao Pippa. Vabbè, però costava pochissimo, perché tipo a Padova con 9 euro uno prende 9 pezzi di sushi, avete presente? Invece qui con 10 euro abbiamo preso 11 pezzi, quindi è veramente conveniente. Però può essere benissimo, c'è una cosa, nel senso, casuale, o meglio, può essere il posto. Vabbè, detto questo, io adesso sono con Nike, mi preparo perché sono le 11:20. 10:30, e ora che mi preparo, sto un po' qui che la coccolo e così andiamo a letto. E basta, ragazzi, oggi è stata un po' una giornata in cui non abbiamo fatto niente, mi dispiace, vi darò un vlog breve, però vabbè, dai, facciamo la nanna. L'unico giorno che voglio farvi vedere come sta di solito, non sta come deve stare normalmente, perché ovviamente devo fare vlog. No, dai, ciccia, mettiti come stiamo di solito, dai, dai, dai. Ok, ok, sì. Allora, di solito vediamo così. Cioè, lui è completamente... Vedete, adesso sul mio braccio. Sembra morto, ma vabbè. Così. E poi sotto le coperte. Sul cuscino. Cioè, dorme così e io mi fa un caldino assurdo, e poi profumo perché ogni sera la pulisco con le salviettine, quelle lì apposta per i cani, e perché poi sapete, cioè, da portare sotto il letto, vabbè, però mi fa caldino e quindi la pulisco un po', e quindi profumata. Va bene, direi che il vlog è finito, anche se non sono riuscita a filmare tantissimo oggi in realtà, ma proprio perché cioè non ho fatto niente, effettivamente nulla, e sono felice di questo, cioè ne vado fiera. E basta, penso che il vlog di oggi lo chiamerò "non ho fatto niente, non ho voglia di fare niente e sono felice così". No, vabbè, bando alle ciance, ciancio le bande e vado a nanna, andiamo a nanna. E spero che già mi torni presto, perché tipo è fuori con i suoi amici e... cioè no, mi fa benissimo che sia fuori con i suoi amici, però andare a dormire, che poi magari lui è fuori, cioè, mi lascia sempre un po' così, no? Vabbè, sono un po' strana io, lo so. Ok, buonanotte a tutti allora. Buonanotte da Julie e Nike questa volta. Ciao!